È un giorno davvero triste, Winston. Vivrà per sempre nei nostri cuori. Questo è sicuro, Winston. Ma non dobbiamo ancora rassegnarci, non prima di aver parlato con Von Croy in Egitto. Certamente. Possiamo solo pregare di poterla riavere tra di noi, anche se temo che il tentativo di Von Croy di poterla trovare ancora in vita dovrà scontrarsi con la dura realtà. Proprio così, proprio così. E così si conclude la prima di tante. Sono sicuro che la signorina Croft sarebbe stata la prima a scusarsi per il trattamento non proprio ortodosso nei confronti di preziosi artefatti religiosi, padre Patrick. Non si commette peccato, amico mio, se mossi da giusta causa. Almeno sapevamo che erano in buone mani e sarebbero poi stati recuperati con la scrupolosità che meritavano. Ah, ma lei ha compreso il suo ruolo nel grande disegno. Alcune cose, come la storia ci insegna, sarebbe meglio lasciarle dove riposano. Oggi parlo per indovinelli. Mi riferisco al sommergibile tedesco affondato. Ah, l'episodio dell'U-Boot. La signorina Croft non mi ha mai voluto concedere troppi dettagli al riguardo, per il mio bene, come avrebbe poi ribadito. Certamente, Winston. E di questo dovresti esserle grato. Che tu abbia avuto modo di imparare alcune importanti lezioni quest'oggi. Proprio così, padre. La sua curiosità è stata anche la sua unica debolezza. Il destino che ha scelto è quello che ha sempre amato. E per questo dovremo celebrarla, non compiangerla. Anche se temo per Von Croy, perseguitato dai suoi demoni interiori, prossimo alla follia nella ricerca del luogo dove riposa, non avrà pace finché non l'avrà trovata.
Temo che mi sveglierò dolorante domani. Sapevo che una piccola caduta come quella non ti avrebbe fatto nulla. Agli amici lontani. Che la sua anima riposi in pace. Signor Van Croy, venga subito! Cosa succede? Perché ti sei fermato? Passamelo. Passamelo subito. L'abbiamo trovata.